La birra di oggi è la Duchesse de Bourgogne. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, la Duchesse de Bourgogne, il birrificio è Verage in Belgio. Lo stile di questa birra è una Eau de Brenne. Il grado alcolico di questa birra è 6 gradi e 2. La bottiglia, in questo caso, è una bottiglia da 25 centilitri e costa 3,29 euro, acquistata online. Bicchiere consigliato per questa tipologia di birra, direi in generale pallone, snifter, calice tulipano, tutti chiudere, o il bicchiere da cognac. Non si tratta di un primo assaggio. Prima di aprire la bottiglia, due precisazioni velocissime. La prima sullo stile di questa birra, perché è la prima volta che faccio un video su una birra di questo stile. È una Eau de Brenne, che è uno stile tipico delle Fiandre. È uno dei due stili tipici appunto delle Fiandre, che è questa regione appunto in Belgio, dove vengono prodotte queste birre, che appunto sono le Eau de Brenne e le Flemish Ale. Sono due stili abbastanza simili. In entrambi i casi si tratta di birre che poi vengono lasciate maturare in legno. In questo caso, questa Duchessa di Borgogna è una birra che viene fatta, è un blend tra due birre, una maturata 8 mesi e una maturata 18 mesi in botte di rovere. Quindi sono birre che avranno poi tutte le caratteristiche tipiche delle birre invecchiate in botte, ma appunto bene precisare, non è una birra a fermentazione spontanea, semplicemente condivide con molte delle birre a fermentazione spontanea, condivide un invecchiamento e una maturazione in botte. Proprio perché stiamo parlando di una birra che invecchia in botte, io come bicchiere continuo a portare avanti la mia battaglia, nel senso che credo che i bicchieri da cognac siano molto validi per tutte le birre invecchiate in botte. È vero che in questo caso questo è un bicchiere da cognac da 900 millilitri, questa è una bottiglia da 25 centilitri, quindi il formato forse non è dei più adatti, però un bicchiere che permette di areare molto bene la birra e poi comunque resta un bicchiere a chiudere, quindi in grado di concentrare bene tutti gli aromi. Secondo me, appunto, è un bicchiere perfetto per questa tipologia di birra. Per tutti i lambic vanno molto bene. Va bene anche un tè per bere questa birra, non è un problema. Però, appunto, in generale, il bicchiere a chiudere e secondo me, per tutte le birre invecchiate, il bicchiere da cognac è perfetto. Vediamo quindi la grafica di questa etichetta. Beh, partendo dal tappo abbiamo il logo del birrificio Verag con due leoni, uno scudo e una corona. Ricorda un po' l'araldica tedesca questo logo. Adesso farò anche una foto al tappo così da farlo vedere meglio. Una doppia, anzi tripla etichetta. La prima superiore riporta solo il nome della birra. E c'è scritto Brasserie Birreria Artigianale. In quella inferiore c'è una foto, appunto, c'è cioè un disegno, o meglio, della Duchessa di Borgogna, Maria di Borgogna, se non erro, che è stata per un breve periodo imperatrice del Sacro Romano Impero Germanico. Peraltro leggevo che morì abbastanza giovane, purtroppo, per una caduta da cavallo durante una battuta di caccia. Infatti, sempre per ricollegarsi a questo episodio, sul disegno dell'etichetta si vede che tiene in mano quello che potrebbe essere un rapace. Non è specificato molto bene, dalle penne sull'addome mi verrebbe da pensare a un gheppio, però poi ha un becco, una testa che ricorda, cioè che non ricorda proprio quel tipo di rapace. Comunque potrebbe essere legata, penso ora, al fatto che appunto la caccia veniva praticata all'epoca anche mediante la falconeria, e magari potrebbe riferirsi proprio a questo episodio. Sul retro abbiamo un po' di informazioni, molto interessante, non ci sono gli ingredienti, o meglio, non c'è l'elenco completo degli ingredienti, come accade per tutti i prodotti in Italia. C'è semplicemente una riga in cui dice, adesso è scritto in diverse lingue, ma in inglese, ecco, dice contiene malto d'orzo e frumento e basta, si limita semplicemente a questa scritta. Può essere un'informazione utile magari per qualche tipologia di allergia, però
ma appunto non c'è un elenco completo degli ingredienti. Detto ciò, è una birra con malto d'orzo, con frumento non maltato, e poi appunto una birra che viene lasciata invecchiare in botte. Direi di aprirla quindi a questo punto. C'è pochissimo, pochissimo fondo, anzi praticamente non c'è fondo su questa bottiglia, quindi la verso completamente, quel poco che era rimasto. Allora, vediamo subito l'analisi visiva di questa birra. Una schiuma abbastanza persistente, abbastanza irregolare, di un colore bianco sporco che va verso il crema. Ora il bicchiere ovviamente facilita la dispersione della schiuma ed è uno dei problemi forse che danno queste tipologie di bicchieri. L'ideale usare questo bicchiere sarebbe, l'ideale sarebbe usarli per esempio lambic molto piatti che non fanno schiuma. In questo caso ovviamente facilita la dispersione della schiuma e dovremo sbrigarci a berla in fretta. Il colore della birra è un color rubino, direi. Abbastanza velato, nel senso che non è molto, molto limpida come birra. E passiamo quindi all'analisi olfattiva. Allora, una birra davvero, davvero molto complessa. Il fascino di questa birra sta anche in questa complessità aromatica. Ci sono diverse cose che emergono in questa birra. C'è tutta la parte legata ovviamente all'invecchiamento ed è un aroma che va verso l'acetico, direi così. C'è una parte invece molto legata alla frutta e direi frutti di bosco, comunque andiamo in quella direzione, mores, more, ribes, lamponi, comunque stiamo andando in quella direzione, frutti di bosco. C'è poi una parte che non so identificare perfettamente, ma allora, su qualche recensione avevo letto che venivano citati sentori di sudore, che ora può sembrare una cosa un po' assurda, ma ripensando a quella recensione che avevo letto tempo fa, in effetti c'è, sempre per quanto riguarda la sfera dell'acido e dell'acetico, si va un po' in quella direzione. È un po' l'effetto dato dalla stagionatura in legno. Sì, per la frutta sono un po' indeciso perché a volte mi sembra di sentire qualcosa che va verso i frutti di bosco, ma mi sembra anche di sentire qualcosa che va verso la mela o verso il sidro di mele. Qui credo che ci sia proprio un gioco all'interno del nostro cervello che sente questi profumi, che fanno pensare a qualcosa di acido, ci fanno pensare a qualcosa di fruttato e quindi fa un'associazione e mi fa venire in mente il sidro di mele. Diciamo che comunque le sensazioni e i profumi che si sentono sono grosso modo questi qua. Passiamo ora alla bocca. Davvero una birra fantastica. Questa apertura è dolce, molto fruttata. Arriva subito dopo il dolce una parte acida che va inizialmente un po' a mettersi in equilibrio con questo dolce e a fine bevuta praticamente ha eliminato dalla vostra bocca completamente la parte dolce e adesso mi resta persistente solo e soltanto l'acido. Un finale abbastanza secco, devo dire, ma non un secco amaro e molto luppolato come ci aspettiamo da birre, appunto, dove il luppolo è protagonista, sia alte fermentazioni, ma sia anche delle pils o comunque delle birre con un finale molto, molto secco, ma secco da luppolo. È secco, ma appunto molto poco amaro.
C'è questo acido che comunque si sente, e beh, è molto equilibrato nella parte iniziale della bevuta con il dolce e poi prende il sopravvento. Per quanto riguarda il corpo, non è eccessivamente corposo, è un corpo medio e ha una buona frizzantezza. C'è quindi, devo dire, tutto sommato una buona corrispondenza tra aroma e palato, quindi tra ciò che abbiamo sentito con il naso, ciò che poi abbiamo sentito con la bocca e con il naso. C'è un pochino di legno anche in bocca, ma davvero molto leggero. Più che sentirsi i sapori e i sentori legnosi, si sentono poi tutte queste note acide tipiche appunto delle birre invecchiate in botte. Una birra estremamente facile da bere, una birra che nonostante non sia un lambic, guarda un po' in direzione delle acide perché ha una sua acidità molto caratteristica. Insomma, secondo me un'ottima, ottima birra e può essere anche in questa forse uno dei modi per avvicinarsi alle acide in generale e ai lambic. Sicuramente molto più complessa di altre birre che sicuramente avrò indicato come facili da bere ma utili per avvicinarsi al mondo delle acide. Questa è già una birra che ha una sua complessità molto, molto, molto importante. Scala.